In questo tutorial faremo vedere come valutare se la batteria della macchina è arrivata al punto che deve essere sostituita. Questa batteria ieri mi ha lasciato praticamente in panne, sono rimasto bloccato al centro commerciale, poi un ragazzo mi ha dato una mano e con dei cavetti siamo riusciti a metterla a moto. Purtroppo non mantiene più la carica. Ho messo un caricabatteria da ieri sera. Ho aperto i tappi, ho valutato il liquido all'interno della batteria, sembra tutto abbastanza regolare. Il problema adesso è riuscire a valutare adesso il voltaggio. Noi con questo tester possiamo adesso fare una valutazione. Adesso l'abbiamo posizionato, vedete, questo super tester, corrente continua, abbiamo messo poi la scala a 50 volts. Noi dovremmo avere almeno col caricatore attaccato almeno 15 volts più o meno. Vediamo un po' quello che succede. E abbiamo più o meno 10, 11, 12, ne abbiamo neanche tanti. Normalmente una batteria deve avere un voltaggio quanto è di buona salute intorno a 12,7-12,8 volts. Se dovesse scendere sotto questi valori, la batteria si potrebbe dire che non mantiene più la carica e quindi anche se ha un po' di energia non riuscirete mai a mettere a moto la macchina, quindi non ce la farà più. Col caricatore attaccato misuriamo una tensione di 10, 11, 12 qualcosa, poco. Se adesso stacco e valutiamo la tensione senza caricatore, arriviamo a misurare sì e no, abbiamo 10-11 volt, quindi meno di 12, dovrebbe stare almeno a 12, quasi quasi 13, ecco, per dare un'idea quando sono nuovo. Ecco, questa valutazione, siamo appunto. Con questa valutazione sono arrivato alla conclusione che questa batteria non potrebbe più mantenere la carica, anche perché c'ha un po' di anni. Adesso non so esattamente quanti anni ha perché io l'ho comprata di seconda mano, ma sicuramente potrebbero fusionare luci, potrebbe fusionare qualche cosa, ma la messa a moto non riuscirete più a farla. Allora, da questo punto noi questa batteria la dobbiamo sostituire, ne prenderemo una simile, con una potenza maggiore. Ricapitolando, se mettiamo il caricatore, vedi, anche se c'è una scintilla non vuol dire nulla, se vado a misurare, misuro 10, 11, 12 volts più o meno. È poco, addirittura col caricatore. Se stacco il caricatore, apprezzo col tester 10, circa 11 volt. Normalmente dovrebbe stare intorno a 13 circa, 12,8 minimo, dico. Senza fare altri ragionamenti, possiamo concludere che questa batteria è da sostituire assolutamente. Perché con questo voltaggio non abbiamo la possibilità che la stessa si possa caricare e quindi sicuramente non abbiamo possibilità di poterla ancora utilizzare. Se la rimettessimo alla macchina, ci troveremmo il giorno dopo sempre con la batteria scarica e non avremo nessuna possibilità di poter mettere a moto la macchina perché richiede una spinta maggiore. Richiede una potenza maggiore, quindi con la potenza che ha accumulato non riusciremo mai a mettere a moto la macchina. Quindi da questo punto ci dobbiamo rinunciare e adesso devo andare a prendere un'altra batteria. Salve, ieri ho comprato una batteria, questa marca chiamata Arexons, una cosa del genere, una marca italiana. Questa abbiamo 55 A, quella che era messa la macchina aveva 50 A. Adesso noi facciamo vedere la differenza sostanziale col tester del voltaggio quando la batteria è nuova. Adesso noi apprezziamo 13 volts. Quasi 13 volts, vuol dire che la batteria si trova in perfetto stato e quindi sicuramente
una batteria efficiente. Qua abbiamo anche di questa marca la possibilità di poter apprezzare la carica, in quanto vedete abbiamo questa spia qua, si vede verde, quindi è in carica al 100%. Quindi qua siamo sul sicuro, abbiamo senza caricatore, senza nulla, apprezziamo col tester un voltaggio intorno quasi a 13 volts. Quella di ieri, che l'abbiamo anche caricata, dopo un giorno presenta un voltaggio, vediamo un po', così in maniera chiara possiamo vedere la differenza. Vediamo oggi, dopo un giorno esatto, il voltaggio. Si apprestano circa 10,5 volts, quindi sicuramente compromessa. Una batteria che potrebbe essere utile ancora forse per una macchina più piccola, tipo una Panda, però per la Bravo che richiede più forza nel modulo di avviamento non ce la fa. Però questa batteria ancora si potrebbe utilizzare per macchine, diciamo così, che hanno un motore più piccolo, quindi ancora potrebbe essere passabile. Quindi ce la teniamo da parte per altre necessità. Però questa qua la sconsigliamo per andarla a rimettere di nuovo in macchina perché presenta neanche 10 volts, 10, qualcosa, e quindi vuol dire che c'è un principio di praticamente le placche all'interno si sono col tempo ossidate, quindi non riesce più a rigenerarsi anche con la carica. La mettiamo, dopo poche ore si scaricherà. Salve, mi trovo alle prese con la mia Bravo. Questa è la batteria. Quello è il polo, il cavetto positivo, qua abbiamo quello negativo. Quindi dobbiamo adesso metterlo in questo senso. Ecco qua. Ecco la batteria, bisogna fare un po' di leva, andare un pochettino obliqui e poi incastrarla in questo punto. Adesso noi già possiamo bloccare la batteria con... Ci abbiamo questa fibbia. Ecco qua. Sotto c'è un bullone, vedete? Sotto c'è un bullone, lo metteremo il suo dado a serrare questa fibbia. Ecco. Adesso metteremo il dado, come dicevo prima, si entra lateralmente, così apri da prima mano. Possiamo sfruttare questa chiave adesso a serrare. Prima mano così. Possiamo stringere adesso con questa leva in modo da bloccare completamente il bullone col dado, chiaramente. In modo da bloccare completamente col dado la placchetta che regge questa fibbia. Quando sentiamo più forte, ci siamo. Ok. Come vedete la batteria è stabile, non si muove. Quando si montano i cavi, è bene prendere, prima mettere il positivo e poi il negativo. Questo è positivo, si vede chiaramente, ci sono anche altri fili. E questo è il negativo. Questo va serrato con una vite, questo va serrato con una chiave da 10 e questo invece c'è un sistema che stringe in automatico. In questo modo. Possiamo serrare adesso con una chiave da 10. Ecco, la batteria adesso è perfettamente montata.
La macchina si mette a moto al primo colpo. Purtroppo quando si stacca la batteria ci sono alcune spie che hanno dei problemini, vedete? Quella spia dell'SP presenta un'anomalia. Però attenzione che come vi mettete a moto, che fate, come spostate la macchina, quella spia dovrebbe rientrare. Vedete che abbiamo la spia che ci dà errore. Normalmente questa spia non dovrebbe essere accesa. L'SP presenta un problema. Vedete ancora la spia dell'SP, quindi voi quando staccate la batteria, quindi non è che sia sempre un vantaggio staccare la batteria, bisogna ogni tanto tenerla sempre in moto, ecco. Oppure mettere un caricatore assistito, si vendono per 30 euro, in modo di mantenere sempre la batteria carica quando magari non utilizzerete la macchina, ecco. Adesso io se mi sposto con la macchina, vedete, più o meno ho capito questo, e faccio un movimento con lo sterzo. Se ci fate caso, adesso la spia si è resettata completamente, quindi la spia non c'è più, basta girare un po' lo sterzo, andare avanti e indietro e poi si mette a posto da solo. Questo penso che sia dovuto al fatto che si deve resettare il sistema, si deve equilibrare e ritarare il sistema, quindi nel movimento si aggiusta tutto, ecco. Il problema si potrà correggere velocemente andando avanti e indietro con la macchina, facendo due o tre manovre, spegnendo e accendendo la macchina un paio di volte. Il sistema di nuovo si tarerà in maniera automatica e quindi non ci saranno più problemi.